So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Il santuario della Beata Vergine del Castello ha aperto le porte alle reliquie di Santa Bernadette Soubirous. Migliaia i fedeli accorsi per le celebrazioni. Ecco l'intervista. Eccellenza, una novità assoluta per la diocesi è diciamo che la sua intuizione di portare questa reliquia in diocesi è stata suffragata già nella prima giornata da tantissima gente. Sì, perché è un'occasione per pensare al messaggio di Bernadette di Lourdes, che è un messaggio di grande umiltà, perché lei in realtà non ha mai voluto, diciamo, sbandierare questa rara esperienza di parlare con la Madonna, anzi tendeva a tacere, a nascondersi, e poi anche di servizio, perché poi lei è stata 13 anni in monastero, poi è morta a 35 anni, dove ha fatto anche molta carità, molta preghiera, ma anche molto aiuto verso chi aveva bisogno. Quindi ha trasformato questa esperienza in un servizio per gli altri, e questo è un messaggio attualissimo. Un messaggio che verrà anche amplificato, perché nei due giorni successivi ci sarà il capoluogo e poi Nonantola in un'occasione particolare. Sì, in questo modo tocchiamo tre luoghi importantissimi, forse i tre luoghi più importanti della diocesi: il santuario diocesano di Fiorano, il Duomo di Modena e la Basilica Abbaziale di Nonantola, che sono anche tre luoghi di fede, e tre luoghi molto fondamentali, direi, per noi cristiani. Quindi facciamo capire che questo messaggio dell'umiltà e del servizio è veramente per tutti. Ultima cosa: moltiplicare questo tipo di eventi giova alla fede, giova anche al seguito che la fede deve dare al popolo. Certo, sono molto impegnativi, perché il comitato sono due mesi che lavora, non sembra, ma ci sono tantissimi particolari da mettere a posto, però anch'io sarei proprio per tenere vive queste memorie. Venerare le reliquie non vuol dire venerare un morto, vuol dire ravvivare il messaggio che c'è in quella persona, in questo caso appunto un messaggio di fede, di umiltà e di servizio. Allora, Don Antonio, una giornata, possiamo dire, nello stesso tempo di grande preghiera, di grande coinvolgimento, ma diciamo pure che la gente arriva da tutte le parti quando si tratta di fede. Ma questo ci ha molto spiazzato, perché sono venuti dal Veneto, dal Trentino, dalla Lombardia, dalla Liguria, non ce l'aspettavamo. Due giorni fa mi ha chiamato il prete di Alessandria, che ha organizzato l'accoglienza, la prima accoglienza d'Italia, perché questa è la seconda delle reliquie, mi ha detto: qui è venuto un sacco di gente, da voi ne verrà ancora di più perché è il primo maggio, quindi è festa. Domani andrà in cattedrale, dopodomani a Nonantola, però sono giorni feriali, la gente va a lavorare. Oggi c'è stata una valanga di gente, ci ha spiazzati, però è stato molto bello. Com'è nata l'idea di ricevere questa reliquia? E penso, adesso non voglio usare un termine laico, avete dovuto forse sgomitare. No, un giorno mi è arrivata una telefonata da parte di un prete diocesano e mi ha detto: il vescovo ha deciso di accogliere le reliquie di Santa Bernadette nella diocesi di Modena, anziché farle stanziare in un unico posto, li ha portati nei tre luoghi più significativi della diocesi, che sono il santuario di Fiorano, oggi è l'inizio del mese di maggio, domani la cattedrale e dopodomani l'abbazia di Nonantola, quest'anno anche nell'anno giubilare per l'abbazia che è stata riaperta, molto bella. Come si conclude una giornata che sta per concludersi? Ti si legge negli occhi la conclusione. Io prima ero in confessionale, stavo ringraziando il Signore perché mi ha dato la forza di vivere questa giornata. Fisicamente è stata molto impegnativa, però vi posso garantire che non sento nessuna fatica, ma non per merito mio, io mi stanco molto prima, forse sarà l'adrenalina, però il Signore mi ha dato la grazia. Io ho confessato tantissimo
e il Signore mi ha dato la forza, quindi io ringrazio il Signore alla fine di questa giornata, che è stato un dono molto, molto insomma, coinvolgente, molto pesante, però veramente anche molto bello. Al via questa sera la quarta edizione dell'ennesimo Film Festival. La tre giorni, come sempre al Teatro Astoria, riempirà la città di proiezioni ed ospiti internazionali. Le anticipazioni nelle parole degli organizzatori Federico Ferrari e Mirko Marmiroli. Parte questa sera l'ennesimo Film Festival, un'altra edizione. Il vostro lavoro è iniziato da tanto tempo, però si parte ufficialmente questa sera. Assolutamente sì, siamo molto molto contenti di poter inaugurare stasera alle 21 al Teatro Astoria con la prima parte dei cortometraggi della selezione ufficiale, quella che è la quarta edizione dell'ennesimo Film Festival. Tantissimo lavoro, uno staff quest'anno che dobbiamo ringraziare per esserci stato accanto in tutto questo periodo, ma anche ringraziare i tantissimi sponsor e le amministrazioni comunali che hanno creduto nuovamente nel progetto. 20 corti sono quelli della selezione ufficiale, avremo con noi anche tantissime premiere, nel senso che ci sono bene 13 premiere italiane, ovvero sono film che hanno scelto di presentare il loro film per la prima volta all'interno del nostro paese, proprio qui all'ennesimo. E oggi sono già arrivati i primi ospiti internazionali, ovvero che grazie al progetto Non è l'ennesimo ospite, le persone del distretto ceramico hanno potuto ospitare a casa propria quelli che sono i registi finalisti appunto in concorso per vincere il premio della giuria e il premio popolare all'ennesimo Film Festival. Tante conferme, però anche una novità su tutte, che è La Nuvola. È vero, La Nuvola è andata molto bene come progetto, dobbiamo ringraziare l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ma anche le 9 associazioni che si sono unite a noi per animarla per quasi un mese con oltre 30 appuntamenti. Durante il festival, quindi già da oggi, poi anche sabato e domenica, all'interno potrete trovare una novità assoluta per il distretto ceramico, ovvero che per la prima volta trasmetteremo dei film a 360 gradi, grazie all'utilizzo dei cosiddetti visori virtuali a 360 gradi. Ovviamente tutte le iniziative, quindi anche questa qui dei visori, sono ad ingresso gratuito, basterà solo prenotarsi arrivando direttamente qua in loco. Si parte questa sera e domenica il gran finale. Domenica il gran finale, in apertura avremo Salse Connection, ovvero l'anno scorso, per chi se lo ricorda, abbiamo lanciato un progetto di una borsa di studio finanziata con 2.500 euro. I vincitori hanno girato quest'anno il loro film Alle Salse di Nirano, che presenteranno appunto in anteprima internazionale proprio sul palco dell'ennesimo. Mirko, abbiamo parlato proprio in precedenza del progetto con le scuole, ci sono tante, abbiamo detto, novità, una novità su tutte, però c'è anche questa conferma, che è una conferma molto piacevole. Sì, c'è poco da dire, siamo soddisfattissimi di come sta proseguendo il progetto scuole, che quest'anno è aumentato coinvolgendo 5 comuni: Maranello, Fiorano, Sassuolo, Castellarano e Scandiano, quindi siamo andati anche oltre il Secchia, e quest'anno abbiamo anche coinvolto con un progetto sperimentale le classi seconde medie oltre alle terze. Abbiamo passato i 900 studenti e a inizio aprile abbiamo, come dire, sganciato solamente a livello di data e logistica l'evento con le scuole rispetto a quello ufficiale, perché abbiamo dovuto fare 5 proiezioni nei 5 comuni e abbiamo coinvolto gli studenti in quello che sarà la scrittura di una recensione di un cortometraggio fra quelli che adotteranno e quelli che abbiamo proiettato e selezionato per loro, e il voto del pubblico dei ragazzi, che darà un speciale premio a un cortometraggio fra quelli selezionati. Fino al 31 maggio sarà possibile per le famiglie iscrivere i propri figli ai servizi scolastici comunali, quali mensa, trasporto e prolungamento orario. Inoltre sono già aperte le iscrizioni ai centri estivi. Per informazioni è possibile recarsi all'ufficio che gestisce il servizio istruzione oppure telefonare al numero 0536 833 420. Ed ora passiamo allo sport. Ultima giornata di campionato, domenica per il Fiorano. I ragazzi di Mister Fava, conquistata la salvezza, dovranno affrontare in trasferta la Gazzanese. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Buon weekend! So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere.
potrai pensare che a questo non si possa resistere. Ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.